Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere la terza ed ultima parte di quello che riguarda appunto Metropolitan. Le altre volte abbiamo visto appunto come installarlo, come usarlo e oggi andiamo ad applicare appunto quelle luci e l'aereo come avete visto in preview. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto e detto ciò, procediamo col tutorial. Ora, innanzitutto apriamo il nostro Premiere, facciamo una nuova composizione e andiamo a importare la composizione che avevamo fatto la volta precedente, appunto questa qui della città. Allora, noi vogliamo andare ad applicare, no, queste luci segnalettiche degli aeroplani in un qualsiasi palazzo, in qualsiasi antenna. Quindi la prima cosa da fare è decidere dove posizionare queste luci. Io la prima la vado a mettere su questo palazzo. Quindi, per prima cosa facciamo livello nuovo oggetto nullo. Poi ci portiamo su composizione, la nostra composizione, facciamo doppio clic e andiamo a posizionarci più o meno qui dove verrà appunto la nostra luce. Ora andiamo in tracciatore, se non lo trovate qui andate in finestre e marcate qui tracciatore, vi comparirà qua di fianco, e andiamo a fare un traccia movimento. Praticamente ci clicchiamo sopra, come vedete ci dà questo quadratino. Noi vogliamo sia la posizione che la rotazione, perché ovviamente si gira, quindi selezioniamo quest'altro marcatore e andiamo a posizionare il primo marcatore. Il primo marcatore, il primo quadratino più o meno dove vogliamo che venga la luce. Questo, allora, il quadrato più interno praticamente seleziona i pixel dove vengono praticamente che deve seguire. Quello più grande prende i pixel, no, intorno in modo da avere un contrasto fra questo e quello che c'è intorno. Quindi questo l'abbiamo fatto e l'altro lo andiamo a posizionare più o meno tipo su questo palazzo. È indifferente, voi guardate un altro punto secondario abbastanza fisso e visibile. Quindi io lo vado a mettere su questo palazzo, ma avvicino per sistemare meglio. Perfetto. Una volta posizionati i nostri marcatori, assicuriamoci di essere appunto all'inizio della nostra timeline, andiamo su Play e guardiamo che ci segua, che non faccia movimenti strani, che si sposti. In questo caso va tutto bene. Lo facciamo fino alla fine della clip. Dopodiché gli diamo Stop. Una volta finita la clip. Adesso io l'ho adatto anche al 100%, andiamo a vedere. Direi che è perfetto, segue perfettamente la nostra torre. Ora andiamo a fare modifica destinazione, scegliamo il livello dove andarlo a applicare, in questo caso io scelgo il null 6, l'oggetto nullo che abbiamo creato prima, facciamo ok, applica, x e y e facciamo ok. E come vedete, lui ci ha già tracciato il movimento che dovrà andare a fare la luce per seguire il nostro palazzo. Ora andiamo a fare un nuovo livello di composizione, una nuova tinta unita. Io la chiamo Optical. Andiamo in effetti. Qui, sempre in Video Copilot, andiamo a prendere Optical Flowers. Se non lo avete, magari vi farò un tutorial, sappiatemi dire, su come scaricarlo e installarlo. È uguale a Element 3D, è un plugin a pagamento appunto di Video Copilot che vi permette di fare queste luci. Volendo si può fare anche a mano, ma questo diciamo che risulta molto più veritiero. Comunque, una volta importato il plugin di Optical, andiamo qui, mettiamo su trasparente, in modo che ce lo dia sulla nostra
sequenza, prendiamo in opzioni e praticamente questi sarebbero tipo i riflessi, no, del sole o delle lenti. A me interessa in questo caso solo la luce centrale, quindi vado a eliminare tutti i livelli che prendano, no, questa scia qui. Quindi tipo questo. Perfetto. Ora qui, selezionando il primo, andiamo a ridurre un po' la scala e gli andiamo a dare il colore rosso. Ok. Ci portiamo qua sull'ultimo. Andiamo anche qui a selezionare il colore e lo portiamo sul rosso anche questo. Ok, e poi andiamo ad abbassare la luminosità e la scala. Stessa cosa nell'altro, praticamente tutti quelli bianchi noi li facciamo diventare rossi. Rosso, ok. Andiamogli ad abbassare la luminosità. E direi che così più o meno ci siamo, dopo nel caso andiamo a sistemare poi. Questa è la nostra luce, adesso però dobbiamo andargli a dire di seguire il nostro punto, perché adesso naturalmente sta ferma. L'unica cosa che basterà fare è andare su questa chiocciola, tenerla premuta col mouse e portarla sull'oggetto nullo. Lui praticamente adesso segue il nostro oggetto nullo. Adesso lo andiamo a posizionare invece proprio sul punto che vogliamo che stia. Quindi ci basterà prendere il pallino qui, lo posizioniamo qui, facciamo uno zoom in modo da andare a vedere meglio. Innanzitutto abbassiamo un po' la scala. Direi un 30%. Ok. E poi lo andiamo a posizionare. Io lo posiziono più o meno qui. Perfetto. Torniamo indietro. Se noi adesso andiamo a dare play, vediamo che la luce segue perfettamente il nostro edificio. Bene. Adesso ovviamente la luce è fissa, noi dobbiamo farla andare intermittente. Quindi nel pannello delle opzioni di Optical Flowers andiamo a selezionare innanzitutto il primo marcatore e lo portiamo a zero, che sarebbe la luminosità. Andiamo avanti tipo di mezzo secondo e la torniamo a portare a 100. Ci spostiamo qui, la portiamo a zero, insomma, dobbiamo andare a fare appunto l'operazione accendi spegni della nostra luce. Perfetto, una volta finito di fare questo, per renderlo ancora più realistico, andiamo qui in Rotation Offset, attiviamo il marcatore all'inizio, ci portiamo alla fine della nostra clip e andiamo ad aumentare un po'. Praticamente questo ci fa ruotare la luce in modo che non ci compaia sempre nello stesso verso. Bene, alla fine il nostro risultato è questo qui. Dopo guardate voi il tempo di lampeggio o meno, insomma, quella è la descrizione molto personale. Ora, se vogliamo andare a aggiungere un'altra luce in qualsiasi altro punto, la procedura è sempre la stessa. Andiamo a fare per prima cosa sempre un nuovo oggetto nullo. Andiamo sulla nostra composizione, doppio clic.
torniamo sul tracciatore, facciamo traccia movimento con anche la sua rotazione e andiamo a fare la stessa procedura in qualsiasi altro punto che noi vogliamo. Bene, una volta fatto il nostro tracciatore in qualsiasi altro punto, invece di andare a ricreare un altro optical e andare a modificare tutti i parametri, possiamo semplicemente fare un command D, duplicarlo, metterlo, portarlo adesso sul null set che ci ha dato, o il null, insomma il numero che è venuto fuori voi, in modo da duplicare questo. Senza star lì, appunto, andare a rifarlo. Adesso dobbiamo andarlo a sistemare. Quindi questo lo portiamo qui. Lo mettiamo proprio qui in alto. Facciamo adatto al 100%. E l'unica cosa che possiamo andare a fare, per non lasciarlo così perché avrebbe lo stesso identico lampeggio del primo, spostiamo la nostra timeline un po' indietro in modo che si accendano a intermittenza, cioè che non si accendano in contemporanea. Questo è quello che c'è da fare. Ovviamente potete metterne finché volete, io adesso mi fermo qui perché insomma sarebbe troppo ripetitivo. L'altra cosa che ho fatto io è andare ad aggiungere un aereo. Io ho trovato un aereo in green screen che lo posiziono qui. Abbiamo già visto come utilizzare il green screen su After Effects, quindi andiamo in effetti, scriviamo key light, andiamo a prendere key light 1.2, lo portiamo qua sopra, andiamo a selezionare, prima mi porto un po' avanti il cursore in modo da visualizzare l'aereo, eccolo qui. Andiamo sul colore, selezioniamo il verde in modo da toglierlo e questo è il nostro aereo. L'unica cosa che possiamo andare a fare nel caso è alzarlo un po'. Andiamo in trasformazione, posizione, lo andiamo ad alzare, che non si vada a schiantare attorno ai palazzi. Una volta sistemato, guardiamo appunto che entri. Perfetto. E questa è appunto la nostra preview del nostro video con l'aereo e le luci. Bene, per questo tutorial è tutto. Vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, mettete mi piace al video qualora vi piaccia, per qualsiasi cosa commentate, visitate il mio nuovo sito www.studio-72.net e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!